riunione di pugilato al centro eventi e convegni di Subiano. E in attesa dell'inizio di questo appuntamento di riunione di pugilato ci sono naturalmente delle esibizioni particolari. Abbiamo sentito dei ragazzi che spesse volte provengono addirittura dalle arti marziali per giungere poi alla box, quindi vuol dire che qualche collegamento c'è, vero? Sì, è vero, molto vero. Anch'io ho degli allievi che dopo aver praticato per qualche anno il Kung Fu hanno deciso anche di cimentarsi nella box e tra l'altro questa è una cosa che a suo tempo ho fatto anch'io. Allora, tu chi sei? Io mi chiamo Di Mauro Herman e sono un maestro di Kung Fu abbastanza conosciuto a Arezzo. Ringrazio tantissimo Santi di avermi invitato questa sera per questa esibizione, per poter mostrare alla città di Arezzo e a chi verrà la bellezza di questa disciplina marziale che è il Kung Fu. Intanto diciamo anche la scuola. La scuola è lo Zen Shin Club. Senti una cosa, la testa ci vuole sia qui che nella box, la concentrazione massima in entrambi e soprattutto anche il controllo dei muscoli, credo, giusto? Giustissimo, giustissimo. Nel Kung Fu molto caratteristiche sono le forme, cioè queste sequenze di tecniche effettuate a vuoto anche con delle armi, richiedono molta concentrazione, coordinazione e scioltezza. Servono proprio per appunto imparare la tecnica, migliorare varie qualità come la velocità, i riflessi, la scioltezza e la coordinazione. Poi abbiamo anche delle forme più interne che servono per il controllo del respiro e per il miglioramento della salute. Quando mi parli del controllo del respiro penso che in qualunque sport potrebbe essere veramente essenziale anche questo tipo di controllo. Il respiro è essenziale in qualunque sport, anche se talvolta se ne trascura questa importanza. Anch'io ho praticato dal sollevamento pesi alla box e il respiro è fondamentale. Ecco, una cosa bella delle arti marziali, si dà molto rilievo a questo allenamento perché il controllo del respiro permette anche di controllare le emozioni. Quando infatti una persona ha paura, il respiro si blocca. Vi ringrazio moltissimo per averci fatto entrare un po' in questo mondo. Pensate, con un ring dedicato proprio ad una riunione di pugilato. Però questo dimostra come gli sport possono intersecarsi gli uni con gli altri e quindi l'importante è fare comunque sport.